Siamo nati nel 2013, no? Una città in comune nata nel 2013, è nata per rappresentare delle istanze, che erano istanze di parte, ma per tutte e per tutti, e questo per noi è sempre stato fondamentale. Lo scopo del nostro lavoro non è stato mai rappresentare gruppi, lobby, no? O sistemi, ma invece proprio riuscire a rappresentare i diritti. Questo è è il leitmotiv del lavoro che è stato fatto e anche del lavoro che abbiamo fatto in coalizione in questi anni con la Fondazione Comunista. Quindi un doppio binario, l'idea di costruire una città diversa e quindi vedere quali erano i problemi di questa città e dirli chiaramente e contemporaneamente proporre. Abbiamo sempre voluto essere costruttivi e abbiamo cercato in questi anni di essere sempre un'opposizione costruttiva, mai esclusivamente un'opposizione di denuncia. Sicuramente le due cose devono andare di pari passo, e almeno per il lavoro che noi abbiamo pensato di svolgere. Perché? Perché se no vorrebbe dire che questa città tutto va bene, invece secondo noi ci siamo presentati 4 anni fa dicendo che avevamo un problema in comune, no? Lo vedevamo, insomma. Allora, da questa cosa sono nate tutte le nostre iniziative e da questa cosa pensiamo che non siamo ancora usciti, nel senso che da quando noi abbiamo cominciato a lavorare la crisi, che ci dicono che è chiusa, che è tranquilla, che è finita, che la gente lavora, non è chiusa. La crisi continua a esistere e in questo paese si fanno le flat tax per i ricchi che rientrano e riportano i capitali, mentre si tagliano le politiche sociali, e questo colpisce i territori perché nei comuni non ci sono soldi, o almeno questo è quello che poi viene detto. Poi noi abbiamo da ridire molto anche su questa amministrazione che in linea con l'ispirazione che ha sempre avuto non ha mai colpito dove poteva colpire, e abbiamo visto per esempio i disastri di tante operazioni, a partire per esempio dal porto, o a partire dalla sesta porta, o a partire dal parcheggio. Insomma, non mi metterò a fare la lista delle cose che hanno dimostrato che in questo comune l'amministrazione non è una buona amministrazione. Ha garantito le torri di Bulgarella, ha garantito poteri forti, no? E ha creato dei veri e propri danni per le casse del comune. Ecco dove c'è un legame, diciamo, tra un modo di pensare la politica e di pensare l'amministrazione che ha una sua base sia a livello locale e sia a livelli più alti, regionali e nazionali. Noi abbiamo sempre pensato che volevamo scardinare questa cosa facendo altre proposte. In questa cosa qua a me piace anche ricordare che quindi questa dimensione tutta chiusa sull'austerity che in questi anni ha gestito la crisi, ci sono vari gruppi che si sono mossi e che hanno cominciato a dare le loro risposte, e noi pensiamo anche che sia stato molto importante lo sciopero dell'8 marzo di quest'anno. Uno sciopero in cui si mettono in discussione proprio le basi che reggono il mondo di ora, che sono basi di violenza, no? e che finora non sono state scalfite, si sono anzi rafforzate. Mi piace pensare che il primo punto della piattaforma dell'8 marzo è quello dell'autonomia delle donne, e questa non è una battaglia solo per le donne, ma è una battaglia per tutti e per tutte. Cioè, quella piattaforma indica una strada che è universale, che non è solo di una parte, ed è proprio esattamente in questo ambito che ci vogliamo collocare, insomma, ed è per questo che abbiamo partecipato alla manifestazione, alla costruzione di quella manifestazione, per questo che in comune abbiamo chiesto
che si aderisse come consiglio comunale a quella manifestazione, proprio perché lì venivano messe in discussione proprio le radici del potere, del sistema che è alla base delle scelte di chi governa oggi come oggi. Invece, era bella questa cosa, questo slogan: se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo. È uno slogan che vale per tutti, perché in questi anni quello che noi abbiamo visto è che le vite non valgono, e l'abbiamo visto in maniera diffusa, l'abbiamo visto nei quartieri, l'abbiamo visto nel mondo in cui viene affrontato il tema dell'immigrazione, l'abbiamo visto su diversi settori, insomma, no? E l'abbiamo visto anche poi dopo, quando i territori vengono massacrati e non si favorisce invece un'economia locale che darebbe respiro e che permetterebbe di affrontare la crisi in maniera diversa. L'economia locale non esiste, esiste l'economia delle multinazionali che entrano in un territorio, depredano, usano le risorse pubbliche e poi decidono di andarsene. Anche in questa città ci sono stati diversi casi, c'è stato il più forse eclatante il caso della Ericsson, ma non è l'unico, è la Carlo Colombo per esempio, no? A Carlo Colombo che manda a casa 70 persone e oltre a mandare a casa 76 persone si viene a scoprire che non ha mai pagato le tasse che doveva pagare, e che siccome il comune non ha chiesto le tasse quando le doveva chiedere, non le può più nemmeno esigere, cioè le può esigere solo per gli ultimi 5 anni, ma qui abbiamo arretrati ben superiori che non recupereremo mai. Allora, noi abbiamo fatto questo lavoro e oggi pensiamo, dopo 4 anni, che sia arrivato, ho cominciato ad arrivare un momento per fare un bilancio del lavoro che abbiamo fatto, ma non solo un bilancio del lavoro che abbiamo fatto, ma anche un lavoro di proposta, un lavoro di bilancio e di proposta che noi non vogliamo fare da soli, perché siamo una lista di cittadinanza che ha sempre fatto della partecipazione, dei momenti pubblici di confronto e di un lavoro di confronto continuo e costante la propria base. Per questo noi abbiamo deciso di partire in questo momento, perché per riuscire ad avere una buona partecipazione, per riuscire a costruire davvero con tutte e con tutti la città che verrà, è necessario cominciare a lavorare oggi, secondo noi, insomma, oggi. Oggi nel senso lato, insomma, oggi, perché non manca in realtà tantissimo. Noi abbiamo una storia e un programma che crediamo ancora abbia delle serie basi d'appoggio e utili per il futuro, ma vogliamo riuscire a parlare con tutte e con tutti per capire dove stanno criticità, dov'è che si può migliorare, dov'è che si può trovare a nuove proposte, insomma, e riuscire a costruire un percorso comune sui contenuti. Ed è per questo che oggi abbiamo anche pensato di fare un'assemblea di questo tipo, cioè anziché strutturare subito i lavori in maniera piuttosto decisa, abbiamo pensato che fosse il caso di costruire oggi un momento di ascolto e di confronto molto libero. Per questo la giornata è organizzata come plenaria e non è organizzata, strutturata in tavoli in cui si discutono già i temi, proprio perché avevamo paura di chiudere troppo la discussione. Invece non ci interessa, avere sempre percorsi aperti e quindi questo è un primo appuntamento, noi speriamo che poi da qui possa venire anche il resto, insieme alle persone con cui siamo già stati finora, ma anche insieme alla città, insomma, insieme anche alle altre persone. Questo è il tipo di lavoro che ci interessa e quindi penso che sia arrivato il momento di passare la parola ai nostri consiglieri comunali, che praticamente faranno questo lavoro di bilancio e anche di proposta, insomma, no? in questa fase qui. Volevo anche ricordare, noi abbiamo in questi anni appunto lavorato sempre passo passo insieme a Rifondazione
Il lavoro con Rifondazione è stato un lavoro comune, forse su questo mi viene anche da dire una cosa, no? Si parla molto di unità della sinistra, ma l'unità della sinistra non si costruisce forse in un soggetto, si costruisce con una comunità di idee, di intenti, che salvi la ricchezza delle diversità. Questo deve essere capace di fare una sinistra vera, forse, e questo per noi è importante, quindi vogliamo anche salutare tutti i presenti, vogliamo salutare anche Rifondazione, che appunto con cui abbiamo sempre lavorato in completa, diciamo, sintonia in questi anni, ricordando anche che domani c'è il loro congresso provinciale e noi parteciperemo. E ecco, passo la parola a Marco.